Eder. Mac. Pallister. Adilma Pereira Carniero, una 49enne brasiliana, è stata soprannominata la mantide di Parabiago dopo essere accusata dell'omicidio del suo compagno, Fabio Ravasio, avvenuto il 9 agosto scorso nel piccolo comune della città metropolitana di Milano. La vicenda si complica ulteriormente con il coinvolgimento di altre 5 persone, tra parenti e amici, che sono state fermate dalle autorità. Dalle indagini emerge che Adilma è un'adepta del Candomblé, una religione afro-brasiliana che si basa sul culto degli Orixá, divinità che sono considerate emanazioni del Dio unico, Olorun. La donna ha un passato intriso di pratiche magiche e rituali che, secondo quanto riferito, avrebbe utilizzato per esercitare un'influenza sugli uomini della sua vita. Non è un caso che i suoi legami sentimentali siano stati caratterizzati da una serie di eventi tragici. Il padre del suo primo figlio è stato assassinato in Brasile, e il suo primo marito è morto prematuramente a soli 48 anni. Il giudice, nella convalida dell'arresto, ha descritto Adilma come una donna dalle molteplici vite. Era la compagna di Ravasio, la moglie di Trifone e l'amante di Ferretti, creando una rete complessa di relazioni che si intrecciano in un contesto di mistero e inquietudine. Adilma, nota anche con il soprannome di Dilma, vive a Milano da poco tempo, dopo aver conosciuto Fabio Ravasio, socio di un negozio di mailboxes a Magenta. La sua vita non è stata priva di guai legali, è stata arrestata in passato per possesso di 12 kg di cocaina. Nonostante dichiarasse di amare il suo compagno, in soli 2 mesi ha ordito un piano per eliminarlo, avvalendosi della collaborazione di 5 complici, tra cui familiari e amici. La sua capacità di stregare gli uomini è emersa chiaramente durante le indagini. Alcuni dei complici avrebbero potuto essere influenzati dalla paura dei riti magici praticati da Adilma. Ferretti, il suo amante, ha confessato agli inquirenti di temere i poteri magici di Dilma, in cambio del loro aiuto nell'omicidio. Adilma avrebbe promesso a 2 complici pali un appartamento ciascuno in una vecchia cascina a Parabiago e una parte dell'eredità agli altri coinvolti. Le indagini si sono ulteriormente ampliate con l'emergere di un settimo sospettato, un 40enne di Parabiago, che potrebbe avere un ruolo cruciale nell'omicidio di Fabio Ravasio. Il 52enne investito intenzionalmente, questo individuo, un meccanico, è accusato di aver preparato l'auto utilizzata per il delitto, rendendola pronta per l'uso e suggerendo di non scegliere altre vetture. Le relazioni sentimentali di Adilma sembrano avere un ruolo chiave in questo intrigo omicida, poiché il fermato avrebbe avuto un legame con la vedova nera di Parabiago, creando ulteriori legami tra i sospettati. Il caso ha suscitato un grande scalpore nella comunità, alimentando il dibattito sulla sicurezza e sul potere delle pratiche magiche nella vita quotidiana. Gli investigatori continuano a lavorare per svelare ogni dettaglio di questa intricata rete di relazioni e omicidi. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Busto Arsizio, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. La storia di Adilma Pereira Carniero, la mantide di Parabiago, continua a rimanere avvolta nel mistero. Con i suoi filtri magici che sembrano aver avuto un potere innegabile sulle vite di coloro che la circondano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.